Aspettiamo. Aspettiamo un attimo. Ciao Teo. Ciao Matteo. Sì, sappiamo che ieri l'audio è andato meglio con le cuffie, Sì, quindi abbiamo le cuffiette, continueremo non si così. vedono perché sono bianche, Allora, sì, stanno iniziando ad arrivare. Buongiorno a tutti. Benvenuti. Oggi terzo appuntamento della settimana con Cambierà. Come sta andando? ma alla grande, vedo già dei cambiamenti in atto. Anche in te stesso. In me stesso già da 2 mesi ormai sono stati cambiamenti. Ciao Alessandra, Ciao a tutti. ciao al Borgo dell'Ortica, ciao a tutti. Allora, ieri abbiamo ascoltato le parole di Mario Cioffi, ci ha fatto veramente viaggiare in Sardegna tra le bellezze del suo Cormoran Hotel e tutte le riflessioni che il mondo del turismo e dell'hotellerie si sta facendo. E, sì, Alessandra cerca di farci ridere, non farmi ridere come ieri, come fa il Poi Cappai parte sempre. e non ci fermiamo più, eh? Allora, oggi abbiamo un altro super ospite, un ospite, il primo chef, il primo esponente del mondo gastronomico culinario italiano, un grandissimo esponente. Stiamo parlando di Michelangelo Mammoliti, chef, executive chef della Madernassa, una splendida realtà in Piemonte, tra le colline del Roero e delle Langhe. E beh, Michelangelo è una persona straordinaria, siamo molto felici di averlo con noi, lo conoscerete se non lo conoscete ancora in quest'ora, in questa chiacchierata. Vi ricordiamo che negli ultimi 10 minuti lasceremo 5 spazio, 5 minuti, va 5 bene? question and answer. Quindi se avete domande da fare a Michelangelo gliele gireremo e lui risponderà. E adesso vediamo se è in collegamento con noi, così partiamo, È ok? connesso, io lo Tu vedo. lo vedi? Vediamo. Vediamo, vediamo. Eccolo qui. Vediamo se parte il collegamento. Vediamo. Potenti mezzi della regia. Vediamo, vediamo. Eccolo qui. Ciao Ciao a Michelangelo. tutti, ciao ragazzi, buongiorno. Anzi, buonasera già. Come La state? connessione, aspetta. Ti vediamo, eccoti, Eccoti. ciao, bene. Bene, bene, tu? Mi vedi? Ciao, ciao ragazzi. Bene, Abbiamo, aspetta, alla abbiamo grande. indifferita, ecco. Aspetta, vediamo, prova a parlare un pochino, vediamo Se sei se in ci diretta, riprendiamo. Vera? Mi sentite? Adesso Sì, sì, adesso sei in sì. diretta, Vera. Ok. Sì, In benissimo. wifi, quindi Ciao Michelangelo, come stai? ad Alba il wifi funziona bene, quindi io bene, bene. Bello riposato, devo dire. Mai successo in tutta la Come mia non vita. succedeva da tanto, Vero, esatto. ti stai ricaricando alla Da tanto grande. tempo, sì. Allora, Sì. una piccola premessa, un'introduzione di chi è Michelangelo Mammoliti per chi non lo conosce ancora, anche se davvero è un grande talento della cucina italiana. Quest'anno a novembre hai ottenuto la seconda stella Michelin grazie al tuo straordinario talento. Un talento che è nato tantissimi anni fa, una passione nata da bambino, se non ricordo male me l'avevi detto nell'ultima intervista, Sì, sì, una sì, sì. passione che poi hai coltivato girando in tutto il mondo, collaborando con i grandi della cucina italiana, francese, internazionale, nomi altisonanti come Gualtiero Marchesi, Alain Ducasse, Yannick Alenaud. E poi sei tornato in Italia e dal 2014 mi pare sei alla Esatto, sono Madernassa, 6 anni. e una bellissima struttura, come dicevo prima di avviare il collegamento nelle colline delle Langhe del Roero, bellissima, e lì hai fatto veramente una seconda casa, con il tuo orto, che scopriremo più avanti, ci racconterai come lo coltivi e l'importanza che dai a questo spazio nella tua cucina, una cucina che emoziona, una cucina che attinge dai ricordi, che ti è valsa la seconda stella Michelin e secondo me ti porterà molto lontano, non diciamo niente. Speriamo. E Speriamo. grazie di aver accettato il nostro invito e Grazie a partiamo voi allora per avermi con questa invitato. chiacchierata. Sì. Allora, Michelangelo, come questi 2 mesi ormai, perché all'inizio era 1 mese, poi 2 mesi di quarantena, come la stai vivendo? Com'è andata? Ma guarda, il primo mese è stato un po' di, sai, un po' così per tutti quanti, credo per tutti noi, perché dovevamo capire come gestire questa situazione e come risolverla, insomma. Il primo mese ti posso dire che
Ho passato il tempo a cucinare, ho passato il tempo con Simona a cucinare come gran parte degli italiani hanno fatto e fanno tuttora. E poi si è sviluppato, cioè, poi questa fase io l'ho vissuta in due modi, no? La prima fase, ok, c'è diciamo l'emergenza, cosa facciamo, capire un attimo dove andare, e poi adesso la sto vivendo diversamente, nel senso che stiamo già pensando, comunque gran parte della ristorazione italiana e straniera sta pensando a come ritornare e a convivere con questa problematica, insomma. Sicuramente non è stata una cosa semplice e razionalizzare tutto questo problema, nel senso che psicologicamente per tutto il mondo è stato un approccio importante, difficile a capire co come destreggiarsi in questo problema. Però ti posso dire, io sono una persona molto positiva e credo che dalle brutte cose c'è sempre una cosa positiva, no? Bisogna trarre sempre qualcosa di positivo. Quindi andiamo in positività tutti i giorni, sostanzialmente. Sempre. Mi tengo Stai andando impegnato, in bici, almeno leggo, in sono una casa, persona. ti tieni. Esatto. Ti vediamo. Vado in bici, ragazzi, è grandioso. Cioè, ho Simona che ogni tanto la chiamo, mi porti là, fa il cambio borracce, cioè, bello, no? No, vabbè, ti tieni impegnato. No, ti tieni Per impegnato forza. perché sennò veramente a persone come me, persone come voi, comunque persone che sono sempre nella centrifuga del lavoro, che Sì. viaggiano, stanno sempre in movimento, chiamano persone, si ritrovano dall'oggi al domani a fare il 20% di quello che facevano, perché poi è quello, no? Il nostro lavoro ci toglie, ci impegna tante ore al giorno. Quindi, se una giornata è fatta di 24, i cuochi lavorano 22, per dirti, no? Beh, sì. Assolutamente. Beh, sappiamo che E per te è fondamentale la brigata. Tu hai davvero un grande senso di squadra, sei vicino ma ai io ci tuoi tengo. Allora, io compagni ci di. tengo. Sì, io ci tengo in particolar modo ai ragazzi, a tutte le persone che lavorano con me, nel senso che io per fortuna, pur avendo avuto delle esperienze dure, no? E rigide, con cuochi veramente di spessore, ho sempre preso la parte positiva di ognuno di loro, no? Nel senso, vedi, che ne so, Ducasse, piuttosto che Baiocco, Marchesi o Alenò, no? Nel senso, credo che le grandi cose non le fai da solo, le fai insieme a qualcun altro. È una cosa, la Morale, sì. cucina, i progetti che possono essere cioè dei grandissimi progetti che non sono inerenti alla cucina piuttosto che alla natura, qualunque altra cosa. Bisogna condividerle con qualcuno. Soprattutto la cucina che è una, diciamo, è una passione, è una condivisione collettiva, no? Cioè tu cucini per qualcuno. Sì, è vero che noi cuochi siamo, tra virgolette, egoisti perché lo facciamo per il nostro piacere, per il nostro ego, tutto quello che vogliamo dire. Però sostanzialmente lo fai per dar piacere a qualcun altro e dare qualcosa in più alle persone, no? Li hai Quindi con i. sentiti? I tuoi ragazzi li hai sentiti in Allora, questi mesi? infatti, ti stavo facendo un'introduzione. Cioè, i ragazzi li sento saltare. Cioè, ti dico, ogni una o due volte a settimana gli mando un messaggio, abbiamo fatto sto gruppo insieme, quindi chiedo come stanno loro, come stanno i genitori, cosa fanno. Ogni tanto il primo approccio che ho avuto con loro per motivarli un pochettino, gli ho detto, vabbè, dai ragazzi, ognuno di noi fa una ricetta e poi io la condivido sui social, sui miei social, insomma, così ci teniamo allenati e comunque sono nate delle cose carine, no? È un modo anche per conoscere le persone, i tuoi collaboratori, fino a che punto po possono andare, se ti Certo. spingono oltre, se sono delle persone. Cioè, fai un lavoro anche da, tra virgolette, da psicologo, no? Se tu non conosci bene una persona, Assolutamente. usi anche queste cose per capire che approccio hanno alla cucina. E ho scoperto, perché quest'anno ho parecchi ragazzi nuovi, no? E ho scoperto che la maggior parte di loro ha l'orto, per esempio, no? Hai visto? Beh. Cosa che in cucina non viene, cioè si è preso Non era talmente immerso, certo. dal ritmo, si è preso talmente dalle cose che a volte
non hai tempo poi così tanto di discutere. E ti posso garantire che noi, cioè, per quanto mi riguarda, io arrivo al mattino, faccio il giro della mia verdura. Alle 8 i ragazzi entrano in cucina, io alle 8 e mezza, 8 e un quarto, poi dipende dalle mattine. Arrivo, porto la verdura. Appena arrivo, io parto in cucina e dico caffè. Quindi la partita del garmanger fa il caffè, ci si ferma, si fa il briefing, si discute magari sai, sulle problematiche della sera prima, su quello che si è sbagliato, su quello che non bisognerebbe fare, su come si mette meno tempo a fare determinate cose. Si organizzano i menu, perché sapete che io ogni giorno Esperimenti, sì, faccio piatti nuovi, o comunque ho una base, e poi da quei piatti di base parte. elaboriamo altre cose, no? In funzione dell'orto. E quindi con i ragazzi c'è questo approccio, ma io dico sempre che la mia brigata, cioè mi piacerebbe arrivare ad avere più che una brigata, una famiglia, nel senso che cioè io ho visto, per la mia esperienza che ho avuto, no? Le persone, se tu le coinvolgi in un progetto, le fai sentire parte di un progetto, loro ti danno quel qualcosa in più, che non è motivato da un salario, o comunque dal fatto che lavori in un ristorante 2 stelle Michelin. È proprio fargli capire che sono parte di qualcosa di importante. Non è che Michelangelo Mammoliti ha preso 2 stelle, sì, ok, fa i suoi piatti, saranno belli e buoni, ma ci sarà qualcuno che gli dà una mano, perché Definitivamente, assolutamente. da solo non puoi farlo, ok? Perché c'è un lavoro dietro che è mostruoso, è enorme, a volte non si immagina nemmeno il lavoro che Infatti, c'è dietro. verissimo. E quindi poi con questi ragazzi, che poi oltretutto sono giovanissimi, cioè io la media in cucina, la persona più grande ha 24-25 anni, 27 anni, se non sbaglio, 27 anni. E quindi voglio dire, sono ragazzi che la maggior parte magari arriva da esperienze magari stellate, oppure no, o comunque che hanno deciso di buttarsi e dire ok, provo a fare questa esperienza, so che sarà durissima, questo qua è allenato, va bene, ok? Quindi no, c'è un bel rapporto, devo dire che c'è un bel rapporto. Poi sono arrivato a una fase della mia vita che anche se come si dice, i ragazzi sono molto giovani, ho anche piacere di sentire come vivono, cosa pensano, perché secondo me Importante. bisogna anche indirizzarli, no, in un futuro. Queste persone magari Sì. non hanno avuto la possibilità di avere, che ne so, dei maestri come ho avuto io, oppure ne hanno avuti tantissimi altri, però dipende dalle esperienze che hanno avuto, quindi fai un po' da papà, no? Gli indirizzi sulle cose che potrebbero essere giuste per te, o comunque che potrebbero servire per un domani. Quindi questo è il mio lavoro oggi, nel senso che sì, i piatti, sì, cerchiamo, sì, la creatività, sì, l'avanguardia, sì, l'orto, ma il futuro sono i ragazzi, siamo noi, nel senso Siamo che. noi, eh. Quindi se non hai un approccio giusto, io dico, bisogna essere duri ma giusti, no? Quindi devi fargli capire Risoluti, che le cose certo. vanno fatte bene, perché i nostri clienti, i nostri commensali hanno un'esigenza, ci hanno conferito queste 2 stelle, quindi questo riconoscimento, perché si è fatto un lavoro di costanza, quindi bisogna fare le cose fatte bene. Ovvio che un ragazzo di 22 anni non potrà mai cucinare come uno di 30, 35, 40 anni, Certo, non ha perché quell'esperienza. dai Il 20 ai tempo serve 30 per anni, imparare, certo. sì, dai 20 ai 30 anni sei una spugna, assorbi tutto quello che poi utilizzerai dai 30 ai 40, dove incominci a cucinare. Dai 40 ai 50 diventi cuoco. Quindi Ecco, a proposito, Michelangelo, di piatti e creazioni, pensi che la proposta nei ristoranti cambierà, la proposta culinaria? C'è un riavvicinamento al territorio italiano? Cosa hai in mente? Ma allora, per quanto mi riguarda, sapete che io sono molto vicino alla mia terra, quindi al Piemonte, e poi sì, ho delle contaminazioni che mi porto dietro. Sì, Sicuramente, sui viaggi.
sicuramente si farà più attenzione all'Italia, però cioè, noi, cioè, i cuochi italiani, credo che cioè, la maggior parte dei cuochi italiani utilizza il Made in Italy e non ha problemi a valorizzare, a sublimare i prodotti italiani. Quindi non credo che ci sia una grossa problematica da questo punto di vista. Dal punto di vista di adattamento, non credo neanche che ce ne sia bisogno, nel senso che le persone sono state, io ho fatto questo ragionamento e poi può essere più o meno giusto, le persone sono state in casa, se avete visto i social ormai sono esplosi di dirette, Tutti a cioè le cucinare. persone ormai sono, cioè, nella mia famiglia mia mamma fa la panettiera, cioè mia mamma mi ha detto guardate ragazzi, io lavoro ce l'ho, posso fare la panettiera tranquillamente. Ok? Per dirti, e ci sono tantissime persone che hanno approfittato di questo periodo per mettersi alla cucina. Quindi tutti gli italiani sanno farsi magari una discreta pasta al pomodoro, sanno farsi una buona bolognese, per dire, sanno farsi dei piatti tradizionali fatti bene. Ora io dico, no? Dopo 50 giorni che cucini tutti i giorni pranzo e cena, voglio dire, ma secondo voi le persone non hanno voglia di andare a mangiare qualcosa di diverso? Punto interrogativo. Esatto, bravo. Anche noi lo Assolutamente sì. pensiamo così. Io credo che per quanto mi riguardi, io non dovrò cambiare tantissimo della mia cucina perché già è un movimento che va verso comunque i prodotti del territorio, la tradizione. Comunque faccio un lavoro legato ai ricordi e alla memoria con la neurogastronomia. Quindi, per quanto mi riguarda, ti posso dire che non credo di avere grossi problemi perché la grossa difficoltà di questa problematica sarà adattarsi, ok? Quindi sono una persona che mi adatta molto facilmente, quindi per me credo che non ci siano grossi problemi. La mia brigata è molto giovane, quindi sono giovani, sono plasmabili, quindi non credo né che per loro ci siano problemi. La grossa problematica, secondo me, sono per quelle strutture, quei ristoranti che prima facevano, non so, una bella pizzeria che faceva 150 coperti a servizio e si troverà a fare meno coperti. Lì saranno grossi problemi. Non credo che io dico nella cucina gastronomica, tra virgolette, non fraintendete, nel senso che No. tutta la cucina è gastronomia, però la cucina, che ne so, di un ristorante stellato che ha magari fa 30 coperti e ha spazio, non avrà le problematiche di una pizzeria che fa Certo. 150 coperti e Assolutamente. ai tavoli a 1,10 m di distanza con dei tavolini da 90-80, Sì. Da 90, capito? sì. Quindi l'approccio sarà diverso. Secondo me, lì dipende tanto innanzitutto da come ci metteranno a disposizione determinate cose, il governo, come si svilupperà il virus, cioè tutte queste cose qua, Sì, insomma. sì, sì, sì. Si parla di ripresa, va benissimo. Tutti vogliamo incominciare a andare a lavorare, perché a casa non ne possiamo più, perché comunque è impegnativo, perché magari non tutti abitano in case da 100 metri quadri, piuttosto che da 60, magari che hanno il giardino, una via, un appartamento, insomma. Ok? Però benissimo, io sono il primo che voglio andare a lavorare. Ma come ci faccio ad andare? O comunque come faccio a garantire la sicurezza su un posto di lavoro se lo Stato o comunque chi per loro non mette a disposizione i Non tamponi o comunque non mi mette nella situazione di dire ok, io sono a posto, sto bene. Posso entrare in cucina tranquillamente, so che non vado a infettare i miei collaboratori, so che i miei clienti sono al sicuro. sicuro, Cioè, questa è la problematica, perché aprire si può aprire, ma benissimo. sì. Perché noi tutti quanti hanno voglia di riaprire, tutti quanti hanno bisogno di avere uno stipendio normale, non avere la cassa integrazione, cioè ci sono tantissime problematiche che ci sono, cioè, se non incominciamo a lavorare ci sarà un crollo dell'economia, c'è già stato, quindi. C'è già Voglio dire, certo. è impensabile continuare così. Tu Quindi, secondo me. hai già provato a immaginare quali potrebbero essere Allora. gli accorgimenti da parte tua, della brigata, ma anche della sala, perché poi sappiamo che c'è davvero anche un ruolo che è quello della sala in ristoranti come il tuo, che è centrale per far vivere un'esperienza a 360 gradi.
ma che adesso ovviamente dovrà essere rivisto. Come hai detto tu, in certi ristoranti, in certe pizzerie ancora di più. Ma tu hai provato a immaginare quali potrebbero Allora, essere alcune guarda, soluzioni? io ho permesso di lavoro per andare ogni tanto, vado perché ho l'orto, sapete, devo andare a controllare, però vado saltuariamente, non è che esco di casa tutti i giorni, cioè vado una volta, 2 a settimana, controllo che le mie piante che ho seminato crescano, se c'è da lavorare lavoro, ma lavoro io da solo in serra con la mascherina e i guanti, cioè da solo in serra su uno spazio che è di 2 ettari e mezzo, cioè ragazzi stiamo... Ho immaginato, oggi sono andato a controllare, sono entrato in cucina, ho acceso la luce, ho cominciato a prendere il metodo e a tirare Misura. del vino per capire se i ragazzi potevano lavorare con i giusti e dovuti criteri, no? Quindi Aspetta che chiamo tranquillamente un la mia test. Perché il wifi brigata, sta... Ok. sei tornato. tranquillamente la brigata di cucina e quella di sala può lavorare con cioè in realtà noi già lavoravamo così, nel senso che c'è talmente abbastanza Quindi... spazio che di grossi problemi non ne abbiamo. Diciamo, la riflessione che ho avuto questa mattina entrando in cucina è stata più rivolta a me come caposervizio, come chef, a dire ok, faccio un servizio che dura 1 ora e mezza. Sapete che io, come ogni cuoco, ok, assaggiamo le preparazioni prima del servizio. E durante, ok, benissimo. Io ho provato a fare un'ipotesi da solo, sembravo un matto in cucina, con la mascherina, e dire, ok, devo assaggiare le preparazioni che mi porteranno i ragazzi al pass. Bene, come faccio? Ok, mi arriva una pentola al pass, prendo le pinze, che ne so, sono degli spaghetti, o prendo le pinze, prendo uno spaghetto e lo assaggio, ok? Quindi tiri giù la mascherina. Assaggia lo spaghetto, ritira sulla mascherina, impiatta lo spaghetto, ti arriva un'altra guarnizione da mettere sullo spaghetto, Assaggio. ritira giù, prendi un cucchiaio di plastica, che noi i cucchiai di plastica li utilizzavamo già, siamo passati a dei cucchiai così, riciclabili per Sì. assaggiare le cose, quindi assaggia col cucchiaio riciclabile, butta via il cucchiaio riciclabile, ritira sulla mascherina, c'hai i guanti, scivoli, perché poi fa caldo. In cucina, cioè ci sono delle problematiche che Caldissimo, certo. sembrano delle stupidaggini, ma in realtà non lo sono. No, no, E questo riguarda assolutamente. me. Quindi diventa macchinoso. Macchinoso lo faremo, non ci sarà nessun problema. Benissimo. Quello che a me preoccupa di più è il fatto di 11 o 12 o 13 componenti in una cucina che anche loro assaggiano. Benissimo, lo faranno anche loro, tireranno giù la mascherina, tireranno sulla mascherina, però quanto diventa macchinoso e quanto può essere, cioè, corretto far così? Perché comunque le preparazioni le devi assaggiare per sapere se Per sono forza. buone. Certo, sì. Effettivamente. Se pensiamo a questo, vuol dire che se pensiamo a questo, vuol dire che se per disgrazia io però lo assaggio, mi scivola dalle mani perché ho le mani, che ne so, con i guanti un po' sudate, mi casca dentro la pentola. Io prendo la pentola, Certo, sì. cioè prendo Devi quello buttare che ho via dentro la tutto. pentola, lo devo buttare e devo ricominciare da zero. Okay. Sì. Quindi, poi un'altra riflessione che ho fatto, che ho detto, va bene, tutto questo che si può fare. Problema suppliers, problema fornitori. Arriva la merce, scarichiamo la merce, quindi arriva dentro dei cartoni. Molte cose vengono confezionate nei cartoni, nei polybox o comunque vengono trasportate su dei camion. Questi camion saranno igienizzati, saranno a norma, benissimo. Però le persone lo toccano. Cioè, quanti passaggi Sì, ci sì, sono? sì, sì. Arriva nella mia cucina, cosa devo fare? Prendo il cartone, lo decartono fuori dalla cucina. E poi tutti gli alimenti che ci sono all'interno che hanno degli imballaggi in plastica, Esatto, che arriva. cosa faccio? Mi devo mettere uno per uno con l'alcol, spruzzargli l'alcol sopra, Sì. disinfettarli e Pulirli, certo. metterli nella cella. Per forza. Però allora non ci va più una brigata di 12, te Ah vanno no, tre persone in certo. più. Te devi fare veramente una cosa così. E a livello economico di un'azienda, per far riprendere
il lavoro, comunque quando si ripartirà, non ci sarà, non credo che ci sarà diciamo tutta questa gente che sì, sarà una ripresa diciamo graduale, no? Quindi non avremo più le persone che comunque arriveranno dall'estero per un po', perché comunque i voli aerei non ce ne sono fino a agosto, settembre, adesso non lo so, non ho guardato, però E Michelangelo invece per quanto riguarda la sala, perché poi una persona viene da te, va in certa realtà per l'esperienza, oltre che mangiare il piatto, l'esperienza a 360 gradi, quindi anche la sala con il cameriere, il sommelier che si ricorda di te, ti suggerisce dei piatti, lo chef stesso che esce fuori dopo la portata per chiederti tutto bene, che faceva piacerissimo, è bello scambiare due parole. Lì come la vedi la situazione? Ma anche in sala ti devo dire che a parte quando posi il piatto e metti la salsa, noi col cliente non abbiamo questo, cioè non siamo invasivi, non siamo molto vicini, comunque abbiamo quegli 80-90 cm, un metro di distanza quando spieghi un piatto. La problematica esiste nel momento in cui noi andiamo a toccare qualcosa, avremo dei guanti in sala sicuramente, per forza, si ritornerà magari a un servizio un po' più classico, se vogliamo, con i guanti, sai. Avremo le mascherine, questi fantastici gadget bellissimi che troveremo una soluzione per renderle un po' più, sai, li farai bellissimi. Sì, esatto. E ci adegueremo alle norme, insomma. Quello sarà... Secondo te, Michelangelo, il ruolo dello chef a questo punto come cambierà? Abbiamo vissuto questi ultimi anni con... Sappiamo un grandissimo successo di questa categoria professionale, anche un successo mediatico che ha portato alla luce questa professione che fino agli anni inizio 2000 probabilmente si faceva il cuoco, c'erano pochi chef che magari appunto arrivavano dalla scuola francese come hai conosciuto tu e con i quali hai collaborato. Ma adesso lo sappiamo, in Italia da qualche anno è davvero esplosa questa bolla dello chef. Secondo te come sarà il ruolo dello chef e tutte quelle attività collaterali oltre alla ristorazione, quindi show cooking, eventi, sappiamo ci doveva essere Identità Golose qualche settimana fa piuttosto che altre manifestazioni. Secondo te come cambieranno? Guarda, sinceramente fare delle previsioni non so dirti. Io penso che il lavoro del cuoco, dello chef, è comunque un lavoro che deve dare sicurezza alle persone, nel senso che è un lavoro di un leader, no? Nel senso che tu entri al mattino, buongiorno chef, tutti come sta? Comunque le persone vengono per lavorare con te, se tu non gli dai sicurezza... loro sono un po' spaesati, sempre, insomma, quindi saranno noi, esatto, e sarà la stessa cosa quando ci sarà un cliente, un nostro ospite seduto ai tavoli. Quindi secondo me il nostro lavoro è quello di cercare di dare sicurezza nell'insicurezza, no? Nel senso che le persone avranno timore a uscire, ci saranno quelle persone che avranno patito un po' di più questa situazione perché sono spaventati, perché sono legati a delle problematiche di salute loro personali, oppure delle persone che magari un giovane non ha lo stesso approccio che ha una persona che può avere l'età di mio papà o l'età di mia mamma, per dirti, che sono più grandi di un'altra generazione. Quindi ci sarà questa cosa qua. Sarà a noi ristoratori, a noi comunque persone comunque del settore che fanno girare l'economia, dare sicurezza alle persone, dire ok, abbiamo un problema, questo problema si può risolvere, si risolve in questo modo, facendo attenzione, che ne so, non si avranno più troppi contatti, benissimo, si useranno i guanti, benissimo, ma secondo me non bisogna creare il panico del dire, guardate, come sarà la vita di uno chef, non lo sappiamo, cioè non possiamo saperlo. Sinceramente, cambierà? Non lo so, non lo so. No, io sinceramente non cambierò, nel senso professionalmente sarò la stessa persona. Certo. Poi mi adeguerò alle norme o che ne so, a quello che ci diranno di fare. Bisognerà distanziare i tavoli di
1,20 m, 1,30 m, così siamo sicuri, non c'è problema. Bisognerà mettere nei servizi, nella toilette, invece di avere il pulsante perché c'è l'acqua per lo sciacquone, per dirti, si metteranno delle fotocellule. Metteremo le fotocellule, fine. Cioè, bisognerà avere una persona che controlla la temperatura dei clienti quando entra nel ristorante. Faremo anche quello. Lo faremo. Sì, certo. Sì, sì. Cioè, ecco, e invece, provare. Michelangelo, per chi sta cambiando, ha già cambiato col delivery, ad esempio, cosa ne pensi di chi e delle difficoltà del delivery? Chi lo fa e delle difficoltà che ci sono nel delivery? Sì, dei limiti. Dei limiti, perché indubbiamente per chi fa un certo tipo di cucina ci sono dei limiti nel delivery. Allora, ti dico, abbiamo valutato questa cosa qua. Il delivery ha un pro e un contro, nel senso che a livello, cioè, tu fai un delivery perché comunque ci sono diverse motivazioni perché tu puoi fare un delivery. O hai bisogno di lavorare un pochettino, comunque di tenerti impegnato, di fare delle cose, o vuoi farlo per beneficenza, benissimo. Mm-hmm. Puoi farlo per tante diverse ragioni. Ora, certo, noi abbiamo pensato di fare questa cosa qui, ma in realtà poi riflettendo e dicendo che okay, io voglio fare la mia cucina devo farla così, ci sono delle problematiche, nel senso che secondo me posso farti fare lo spaghetto al barbecue a casa, per dire, posso organizzarmi per fartelo. No, ma guarda, adesso che l'hai detto mi è venuto in mente il tuo spaghetto al barbecue, è difficile, difficile. No, però la problematica è che dici, ok, io ti do tutto il necessario per poterlo fare a casa, tu lo fai a casa e poi mi puoi dire, ma non è come quello al ristorante. Benissimo. E come facciamo? Come te lo faccio spiegare io? È normale che non sia uguale. Quindi ci sono delle cose che dici, ok, si possono fare o non si possono fare. Ora, se io avessi avuto a disposizione un bistrò nella Madernassa, l'avrei fatto tranquillamente. Tranquillamente. Cioè, ero il primo, perché io sono una persona che a me piace far da mangiare per le persone, quindi dargli, creare una sorta di piacere, emozione, insomma, sì, chiamiamola sì, come sì. Vuoi. Quindi l'avrei fatto. Così come sono strutturato a oggi, sinceramente non me la sento di dare un dal qualitativo che è del mio ristorante e poi farti mangiare una cosa che non è quello che tu vieni a mangiare da me, in realtà. Quindi non me la sento, sarebbe una presa in giro per i miei clienti, quindi sì. per quanto mi riguarda. Certo. Poi possiamo parlare, cioè è giustissimo per chi lo vuole fare, però ci sono delle dinamiche che vanno valutate, il trasporto, il materiale che tu vai a utilizzare, dove metti le cose, perché poi, benissimo, tu puoi fare il delivery, ma puoi anche essere attaccato per come fai il delivery, no? Nel senso, è molto semplice dire, sì, fai il delivery, ma usi tutta plastica, allora in questo momento perché usi tutta la plastica? Disastro, sì. È un disastro. Nel senso, ok, io ti faccio l'agnello, te lo cuocio sotto vuoto, per dire, te lo metto in una sacchetta sotto vuoto, te lo servo e ti dico rigeneralo a casa a 66, a 58, quello che vuoi, per tot minuti. Però poi c'è l'altro, dici, ma lo chef usa la plastica per ragazzi, poi ci sono delle ricette, delle creazioni che è difficile proprio riprodurre a casa. Non tutti hanno il termometro, la temperatura, cioè sono realtà differenti. Infatti, per ovviare al delivery, nel senso che siccome io voglio mettermi a disposizione delle persone per quanto mi concerne, per quanto mi riguarda, ogni tanto io con Simo ci mettiamo in cucina, cuciniamo, spieghiamo la nostra ricetta, ma sono delle ricette che possono fare tutti a casa, ma tranquillamente. Cioè le cose sono tagliate da me o da Simona, per dire, i tagli non sono perfetti come dovrebbe essere in un ristorante, si fa una tradizionale buona e via, e le persone ne possono usufruire. Quindi per quanto mi riguarda, questo è il tipo di approccio che abbiamo avuto con i proprietari, in senso abbiamo preso le nostre decisioni, abbiamo parlato di questa soluzione, possibile soluzione, si è deciso di aspettare, di vedere cosa succedeva, quindi andiamo avanti così per il momento. Certo. Però di cose belle se ne possono fare tranquillamente, cioè, non è escluso che quando si potrà riaprire
non si faccia una linea di prodotti da fare uno shop online e da vendere online. Certo. Quindi, Certo. che può essere un condimento a base di erbe piuttosto che Sì, sì, qualcos'altro. sì. Le tue erbe, certo. Michelangelo, l'abbiamo detto prima, la tua cucina, appunto, è una cucina dei ricordi, della memoria. Mi ricordo in una chiacchierata, appunto, nei pressi del tuo orto, mi raccontavi di quando hai creato uno dei tuoi piatti che io amo follemente, che è l'Apollo, di come è nato e quindi da che ricordi hai attinto, che veramente partono dalla tua infanzia, dalla tua famiglia, da quei momenti di convivialità che poi alla fine rimangono nel nostro cuore. Momenti che magari. Momenti a cui noi magari ci siamo anche aggrappati in questa quarantena, sai, ci sono tutti noi, probabilmente abbiamo avuto dei momenti di sconforto, o comunque dei momenti in cui abbiamo pensato a quei ricordi belli. Secondo te, intanto, in un momento come questo è possibile che nasca quella creatività giusta che ti possa portare a creare un piatto nuovo? Cioè, c'è lo stato d'animo per pensare a questa quarantena come una fonte di ispirazione? E poi se invece tu stesso hai attinto ad uno dei tuoi piatti dei ricordi durante questi giorni di quarantena per tirarti sul morale, per tornare con la mente a momenti piacevoli? Allora, guarda, io ti dico, per quanto riguarda il processo creativo, non mi spaventa nel senso che in questo momento io faccio, assorbo, leggo, cerco, guardo cosa succede nel mondo, guardo i grandi chef al mondo in giro, soprattutto in Francia, piuttosto che in Spagna, cosa stanno facendo. Quindi guardi un po' l'approccio che hanno tutti quanti. Sinceramente, io creo nel momento, a me le idee mi vengono quando sono in bicicletta, quando sono in cucina, che cucina. Quindi la creatività va stimolata con i gesti. Okay? Quindi prendi la zucchina, la tagli in diagonale, la guardi, la osservi, dici ok, ci ho messo 6 mesi a fare questa zucchina, quindi da lì parte poi un automatico mentale. Ora dirti che creativamente i cuochi potrebbero essere fermi, sì oppure no, dipende dalla psiche di ognuno di noi, nel senso che la creatività è una cosa veramente complessa, cioè ci sono degli studi che sono enormi. Quindi tu avrai un momento creativo e un momento di lavoro, no? Nel senso, tu cerchi, un esempio che posso fare è Ferrari, no? Lui faceva 6 mesi di ricerca e poi nei 6 mesi successivi attuava tutte le sue ricerche per fare i suoi menù. Questa cosa, quando ero un ragazzino, la subivo un po' di più, dicevo, ma cavolo, come mai non ho più idee? Cioè, a 24-25 anni ho tutte queste domande, no? Poi, diciamo, con l'età cresci e capisci che una persona che usa il cervello e pensa a 3.300 all'ora tutti i giorni non può essere creativo per 365 giorni all'anno. È impossibile, impossibile. Quindi avrai dei momenti creativi e dei momenti dove metterai la tua creatività in qualcosa di più concreto che saranno i tuoi piatti. I piatti che io, quando creo i piatti, li creo sostanzialmente con una memoria retroolfattiva o comunque con una memoria di infanzia o con un ricordo. Quindi sovente mi capita di pensare a delle cose o a parlare con mia mamma, chiacchierando, tipo ieri sera siamo stati un'ora a chiacchierare c'era Simone, mia mamma, e parlavamo di mia nonna. Quindi ti ricordi come facevo quello? Cioè, questo momento mi è servito per andare a cercare ancora delle altre cose che si facevano in famiglia. Ok? Quindi ci saranno dei piatti probabilmente che nasceranno, ancora non so quali, sinceramente. Ancora non so quali, e verranno fuori, ma non mi preoccupo di questa cosa. Non è che bisogna vivere, diciamo, oddio, sto a casa, devo creare. No, oddio, perché più ti fossilizzi su una cosa e più non ci riesci. Certo. Quindi, ok, siamo a casa, bene, leggo un libro che ne so. Memoria di una geisha, leggo, che ne so, Kitchen Confidential, mi leggo dei libri, qualunque Certo. tipo di Sì, libro, sì, sì. sfoglio dei libri di ricette
del Corriere della Sera, che erano di 10 anni fa, che non avrei mai più ripreso in mano se non avessi più avuto tempo. Okay? Quindi faccio delle cose di questo tipo. E dei piatti che ho fatto nei giorni in cui sono stato a casa, che mi riportavano all'infanzia, sostanzialmente sono tutti quelli che faccio, cioè che mi faccio. Io cucino sostanzialmente come mangiavo. Poi, ovvio, ci sono le tecniche di oggi, ci sono le diciamo, tutte le tecniche che ho appreso viaggiando, comunque sviluppandole personalmente. Sì, però la mia cucina è molto, molto comprensibile. Quando un cliente viene a mangiare da me, gli dico spaghetto al barbecue. Bene, io ti do uno spaghetto, che sa di barbecue. Cosa mangi? Lo spaghetto al barbecue. Non è che ti racconto niente di più. Ti dico, ok, ti ho fatto l'astrattismo e la lice, sono le acciughe che mangiavo io da bambino quando me ne faceva mia nonna. Ovvio che non sarà l'acciuga al verde che faceva mia nonna, Sì, perché comunque sono una persona che ama l'estetismo, mi piacciono le cose certo. belle, mi piacciono le verdure, mi piace la natura, quindi per me la cucina è vita, no? Però prendo i sapori sostanziali, li prendo dalla mia memoria, da quello che ho mangiato, la trippa di baccalà di mio papà, okay, che Mamma avete assaggiato. sì, è l'ultima volta, sì. Ok, non è come la fa mio padre, ha il sapore di quella che fa mio papà, però sono sapori che io continuo a mangiare, continueremo a mangiare in Italia. Quindi sì, che la mia cucina viene definita tecnica, viene definita quello che volete, insomma. Poi sono gli altri che dicono, io cucino, mi piace cucinare, faccio da mangiare per chi ha voglia di assaggiare le mie cose e sono contento. Quindi io mi diverto. Questo è L'importante è vero, questo è quello. Ti importante. diverti tu, ci divertiamo noi poi. I piatti poi sono le creazioni, i piatti sono molte volte studio di qualcosa, molte altre sono intuizioni. Di recente ho fatto la parte successiva, lo studio successivo all'Apollo è stato l'ultimo piatto che ho fatto. E si chiama il riso sporco. Allora, il riso sporco che cos'è? Che detto così dice che sembra un Mi ispira. eufemismo. Il riso sostanzialmente. Io sono amante dei risotti, ma mi piacciono ancora di più i risi profumati, okay? Che può essere un basmati, può essere un jasmine, possono essere altri tipi di riso. Okay? Quindi di domenica o comunque nei giorni di festa si faceva o il coniglio o il pollo arrosto, no? Da lì a pollo. Nel tegame dove si cuoceva il pollo o il coniglio, rimanevano tutti i succhi attaccati. Ok. La nonna cosa faceva? Cuoceva del riso bollito, solo Dentro. bollito, e si condiva con questo Sì, riso. da solo quando. Con questo riso, semplicemente con un riso che si sporcava degli intingoli Certo. del coniglio. Poi dentro si metteva, che ne so, tutti gli scarti del coniglio, quelli meno nobili, no? Che ne so, le guanciotte della testa, il cervello, che ne so, la parte del lombo, c'è una parte del lombo che è buonissima del coniglio o del pollo, per dirti. Si mischiava tutte queste cose, poi si rompeva del pane raffermo per dare un po' di croccante e si mischiava e si mangiava così. Okay. Questo è stato uno dei piatti che poi ho riprodotto alla Madernassa. Sto salivando perché sto immaginando il piatto. Ti sta venendo in mente. Però l'hai descritto benissimo perché anche a noi è venuto in mente proprio il sapore che Si potrebbe immagina la avere teglia, questo. si immagina Sì, tutto. Sì, 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 sì. sì. Ascolta, Quindi. Michelangelo, parlando, hai parlato prima di chef importanti all'estero. Vuoi sapere Sì. loro che tipo di strategie stanno attuando? Se lo sai, se le hai sentiti, se avete avuto degli scambi. Ma io sapete che sono una persona curiosa, guardo tutti i giorni. Io sto vedendo che in Spagna stanno facendo esattamente quello che stiamo facendo noi, quindi i cuochi si sono riuniti per fare del delivery, per dare una mano ai medici e tutte queste persone che si stanno occupando di questa problematica. In Francia ho visto qualcosa di molto simile.
Siamo in un momento di stallo, credo, in tutto il mondo. Cioè, Daniel Hume sta facendo la stessa cosa a New York. Cioè, tanti cuochi fanno queste cose. Altri, purtroppo, non possono farlo e sostanzialmente hanno dovuto anche lasciare una parte della loro brigata a casa, che è bruttissimo. Cioè, è una cosa che manderebbe fuori ogni persona, perché comunque la brigata fa. Cioè, non... è complicato. È complicato. Quindi mi metto anche nei panni degli imprenditori e dire: che facciamo? Cosa fa lo Stato per noi? Ci dà una mano? Non ci dà una mano? Cioè, gli ammortizzatori sociali dove sono? Verranno dati? Non sono ancora Quando? arrivati. Non sono. Quindi. Sono tante le strategie, le strategie finché non sappiamo, cioè le strategie da adottare più che essere conformi a quello che saranno poi gli spazi da utilizzare o comunque, che ne so, tutte le attenzioni che dobbiamo metterci noi come cuochi o come servizio in sala, finché non ci dicono quando e come. Noi non possiamo, cioè, ci possiamo impegnare a prevedere, ok, mi posso mettere in condizioni di poter farlo, far questo, benissimo, ma finché non mi faccio il tampone, non so se sto bene, ragazzi, cioè, di che cosa stiamo parlando? Cioè, si possono fare grandissime previsioni, però se non sappiamo Sì, se sì, sì. ognuno di Manca un noi. piano e manca. Ma sì, ma. Io sto vedendo un po' all'estero, insomma, un po' come sta reagendo la Francia, le motivazioni di perché è nato questo virus, come è stato trasmesso. Cioè, ci sono tantissime informazioni, ce ne sono talmente tante che non si riesce più a capire chi sta dicendo la verità o meno. Proprio così. Se ci sono delle fake o delle ci sono delle notizie false oppure delle notizie vere, non si capisce più relativamente niente. A me hanno La creato un po' speranza, Michelangelo, è che lo Stato confusione. Non so se italiano, a voi. Sì, assolutamente, che lo Stato assolutamente. italiano, cioè, aiuti quanto prima una risorsa incredibile che è la ristorazione italiana, perché questo aspettare è deleterio, al di là del sapere le regole, ma bisogna immediatamente dare una risposta a chi ha bisogno, perché più si va avanti, la gente continua a mangiare tutti i giorni, deve dormire, deve fare il suo. E lo Stato in questo caso sta mancando a una delle principali risorse italiane, turismo, hotellerie, ristorazione, che è il nostro vanto, al di là dell'arte e quant'altro. Quindi Ma sapete una speriamo. cosa? La problematica non la risolveranno al governo, la risolveremo noi. Infatti, Infatti, quello. basta dirlo che almeno uno si organizza e Esatto. dice: ok, non fa Cioè, niente, andiamo. io non voglio schierarmi da nessuna parte, però No, no. se pensate che pochi giorni fa ho sentito la notizia che daranno 25.000 euro, insomma, alle aziende come aiuto, no? Scusate. Ora, secondo voi, un'azienda che ha 20-25 dipendenti, no? Con 25.000 euro, cosa ci fa? Ma no, niente, ma no, ma lo stessi fornitori da pagare che sono rimasti indietro, ti parlo per esperienza, dico, quindi è un processo difficilissimo questo qua, da pensare che con 25.000 euro si risolva qualcosa. E chi ne chiede di Quindi, più pare debba aspettare parecchio, perché sembra parecchio facile, ma tempo, non sì. è così facile. Quindi, no. Quello che sta emergendo da questi nostri incontri quotidiani in vari settori, perché lunedì abbiamo parlato del mondo del vino, ieri del mondo del turismo legato alla Sardegna e oggi con te sta veramente uscendo fuori che c'è questa assenza, questa mancanza di risposte, di pianificazione da parte dello Stato e c'è una voglia invece da parte di tutti i privati di tornare a lavorare prima possibile, di avere delle linee guida da seguire. E quindi in questo ritorna il fatto che il singolo, l'individuo, il cittadino italiano ha voglia di fare e appunto, come hai detto tu hai già la mente a quando riaprirai, sei già pronto, però ti devono dire assolutamente come Eh farlo. certo, la cosa che potremmo fare noi italiani, ok, secondo me,
quello che io sto cercando di fare attraverso i miei canali e le mie conoscenze è di dire: ok, ragazzi, benissimo, aiutiamo l'Italia. Come facciamo a aiutare l'Italia? Bene, chiamo il mio fornitore, che ne so, invece di comprare le uova, che ne so, in Trentino, perché ho un'azienda in Trentino che fa le uova di montagna, le comprerò ad Almese, che conosco la persona che le fa, che alleva tranquillamente in, come si dice, all'aperto, con tutti i canoni immaginabili, e cercherò di riattivare l'economia attraverso i miei canali e alle persone che io conosco. Ovvio che andrò a promuovere il Made in Italy, è normale. Se devo fare ripartire un ciclo economico, parto da casa mia, è normale. Però non posso neanche dire che, non posso neanche dire, guardate, non prendo più l'aereo perché c'è il virus, perché lì andrei a danneggiare il turismo e siamo a punta capo. È una causa-effetto, ragazzi. Cioè, quindi, secondo me, piano piano noi, sia popolazione che il governo, dovrà mettersi d'accordo nel miglior modo possibile per darci una mano, insomma, per almeno aiutarci a ripartire. Perché poi, quando riparte tutto, poi è una cosa che sarà poi automatica. Solo che se le persone, scusate, se le persone, cioè se diciamo, la cassa integrazione ha un massimale di 1.100 euro e uno ha delle spese da pagarsi, come tutti gli italiani avranno da pagarsi, Sicuramente. persino io, ok, come facciamo a chiedergli se, che ne so, ha delle spese fisse di 800, gli danno 1.100 euro, ha una figlia o hanno due bambini e la moglie non lavora, a dirgli: guardate, mi piacerebbe andare a mangiare al ristorante, però sinceramente Proprio per così. un paio di mesi non potrò farlo. Quindi questa cosa qui, sì, è vero che ci faranno aprire, ma ci andrà un po' di tempo prima che le persone, un po' Assolutamente. perché sono state spaventate, un po' perché comunque la disponibilità monetaria non è quella che avevano prima, a rigenerare un'economia. Quindi io mi auguro che tutti quanti abbiano avuto la possibilità di cavarsela. Cioè, io spero, io sono sempre, penso parecchio agli altri, no? Dico, vabbè, tutto sommato, abbiamo un tetto sotto cui vivere, non ci vengono a bussare, stiamo bene, possiamo anche evitare di mangiarci, che ne so, dico una stupidaggine, qualcosa Non di dire le ostriche. odioso, eh? Non dire le ostriche. No, vabbè, ma no. O per dirti, magari, non so, di bermi una bella bottiglia di champagne, per dirti, possiamo evitarlo adesso. Però sicuramente quando ci faranno riaprire, o comunque il mercato ripartirà, le persone avranno voglia di uscire, avranno voglia di mangiare bene, avranno voglia di stare all'aria aperta e bersi una bella bottiglia di vino. Cioè, ci saranno queste cose qua. Mi auguro che si trovi la soluzione nel minor tempo possibile. Cioè, la soluzione sono i tamponi e controllare le persone. Dopodiché, una volta. Eh sì, quello. Avete visto il Veneto cosa ha fatto? Che stiamo. Tamponi a tappeto. Tamponi a tappeto, si è autofinanziato, ha trovato il problema, l'ha risolto, fine, boh, basta. In Francia, a Marsiglia, c'è un professore, c'è un virologo che lui si suppone. La gente va e guarisce da lui. Quindi ha trovato qualcosa per curare i sintomi del virus. Quindi non so adesso, non so i termini tecnici o comunque le medicine che hanno usato, però sì, ho sentito di recente che parlavano di una. Mi pare di un antibiotico a largo spettro e poi delle pastiglie per l'antimalarica, per la malaria, insomma. Io adesso non sono un medico, non voglio fare dei pronostici, non so niente. Io dico Lasciamolo lì quello che che. No, dico quello che sento. Però la mia grossa domanda è: cavolo, quanti miliardi sul pianeta Terra? Quanti medici ci sono che lavorano a questa cosa, a questa problematica qui? Voglio dire. Se in un'emergenza così, cioè se non ci uniamo in un'emergenza così per trovare una soluzione rapido,
in maniera rapida. Lo so bene che per trovare un vaccino ci vanno un anno e 6 mesi o di più. Però in emergenza, beh, mettiamoci sotto e cavolo, lavoriamo. Assolutamente. Facendo No? anche squadra, perché Facendo poi squadra. è quello che sta mancando. Sicuramente, sicuramente lo staranno facendo. Lo stanno facendo, sicuramente. Ovvio che non è una cosa immediata trovare un vaccino. Però, cioè, almeno ci informassero, ci dicessero, Sì. guardate, abbiamo fatto dei test, sono stati, cioè, perché poi del test del viso devi fare degli altri test per vedere, cioè, è una cosa complicatissima che Sì, non mi ci metto neanche certo. a pensare Senti, come si possa fare. un'altra domanda che ti faccio non c'entra direttamente con questa emergenza. Oggi è la giornata internazionale della terra. Sì. Nella tua cucina la terra ha un grande ruolo, l'abbiamo citato più volte durante questa chiacchierata, l'orto, tu attingi tantissimo dalla terra. Qual è il valore aggiunto secondo te di questo tipo di cucina e di rapporto con la terra? E credi che forse anche un'emergenza di questo tipo ci possa aiutare ad approcciarci maggiormente verso questo tipo di rapporto preferenziale con la terra, con le nostre radici? Allora, sicuramente le persone dovranno capire che bisognerà fare più attenzione perché questo problema ce lo siamo portati avanti, cioè, è venuto fuori per altri problemi legati alla natura. Farsi l'orto credo che sia la cosa, per quanto mi riguarda, io vengo da una famiglia che l'ha sempre fatto, è una cosa iper importante perché sai quello che ti fai, sai come lo fai e sai quello che mangi. Fine. È ovvio che le persone devono lavorare nel mondo, quindi non è che tutti possono farsi l'orto, ci dovrà essere il contadino che fa le verdure e quindi ci sarà un mercato, Certo. perché sennò sarebbe da egoisti dire no, io mi faccio l'orto, tu ti fai l'orto, l'altro si fa l'orto e il contadino che fa? Si fa l'orto da solo, come sarà il suo guadagno? Insomma, no. E per quanto mi riguarda, la mia è stata una scelta proprio professionale, nel senso che arrivando da esperienze dove c'erano gli orti, c'erano i giardinieri e c'erano delle persone che lavoravano per avere delle verdure, dei prodotti iperfreschi, mi sono sentito non condizionato, però è stato naturale per me farlo, quindi è stata una scelta naturale. I vantaggi di avere un orto sono, allora, i vantaggi sono sicuramente di avere un prodotto iperfresco e te lo puoi raccogliere nel miglior periodo della sua maturazione. Ok. Mi avete Scusa, scusami, sentito? stiamo andando il timer che ci ha detto che ci manca 1 minuto e appena è volato il tempo, porca miseria. Che qualcuno, se qualcuno ha delle domande, fatele al volo e nel Perché frattempo è continua pure. incredibile. È volato il Instagram tempo. ti butta fuori dalla diretta dopo. E niente, quindi dicevo, sostanzialmente è proprio per avere dei prodotti come li vuoi, con un altro, diciamo, con una grandissima qualità, con una grandissima qualità. E il vantaggio è che tu i prodotti, io non li passo nemmeno dal frigo, li prendiamo se ci servono ogni mattina. E il vantaggio sono profumi, sapori che non si possono sentire probabilmente in una grande città, perché comunque in una grande città lo zucchino viene raccolto 2 giorni prima, non ti dico 2 giorni prima, però.